Tra le fresche frasche del mio giardino, oggi ho incontrato un piccolo gnomino. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e bentrovati da Ombretta su Arte per te. Oggi un video davvero divertente. Creeremo degli gnomi con delle piante. Gli gnomi dell'autunno, signori, quelli che ci accompagneranno per tutto l'autunno e per tutto l'inverno, strappandoci un sorriso ogni volta che li intravederemo tra le piante di casa nostra. Ve li presento, li ho chiamati Mirto, Barbaro e Rabarbaro, ma voi, se volete, a fine video lasciatevi il nome che preferite. Intanto spostiamoci di là e guardiamo lo gnomo come si fa. E poi rimanete con me che ho ancora tantissime cose da dirvi. Pollice in su sulla fiducia, andiamo! Ed ecco l'occorrente per i nostri gnomi del sottobosco. Allora, innanzitutto ho acquistato un po' di queste piantine, ne ho tre. Ho questa con i puntini bianchi un po' più evidenti. E poi questa che non è una pianta grassa, ecco qua, questa è una dracena e queste sono le mie tre piantine che adesso agghinderò a gnometto. Ci serviranno delle palline in legno per fare il naso, qualcosa che simuli la barba e i capelli. Io ho questo cuscino che ho preso all'IKEA, si chiama non so come, si chiama cuscino brutto. Comunque sintetico, che sarà perfetto per fare tutti i lavoretti di Natale, perché come vedete ha questa pelliccia che è multicolor, nel senso che è melange, quindi ha parti più chiare, parti molto più scure. Posso fare gnomi di differenti età. L'ho reputato utilissimo per i lavoretti di Natale e quindi l'ho acquistato. Pistola per colla a caldo e relativa stecca, un po' di spago, forbici, dei legnetti che in questo periodo, andando in campagna, potrete raccogliere facilmente. Per aiutarmi userò una corda che ho preso all'IKEA. Me ne servirà un pezzettino piccolissimo, anche un filo di lana o un po' di spago messo quadruplo. Quindi create un centrale per una coroncina che dovremo fare, che sia da sostegno ai ramoscelli. Quindi potete piegare su se stesso 5-6 volte un filo di spago piccolo e crearne uno grande. Io ce l'avevo già, quindi lo userò. E tra l'altro ne servirà pochissimo, un 20-25 centimetri per ogni piantina che dovremo fare. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro filo di spago e circondiamolo di legnetti. Prendiamo una piantina e assicuriamoci che il filo che abbiamo scelto compie il giro completo del vasetto. E con la colla a caldo li fisso attorno alla corda. Mi raccomando, quando usate la colla a caldo, non bruciatevi. Ok, una volta agganciato un buon numero, una decina di bastoncini, teniamo fermo il tutto e lasciamo che si uniscano tra di loro. A questo punto prendiamo lo spago e facciamo un nodino qui dove c'è l'agglomerato di rametti appiccicati tra di loro. Voilà, con un bel nodo fitto. E diamo un puntino di colla affinché non si muova più. E adesso, piano piano, avvolgiamo lo spago attorno alla corda e ai ramoscelli. Arrivati alla fine, tagliamo lo spago e chiudiamo con un bel nodo. E anche qui fissiamo tutto con un punto di colla a caldo. Adesso prendiamo la misura della nostra piantina. Non fate troppo corto questo filo perché ci serve. Quindi giriamo attorno alla nostra piantina, ricomposta la circonferenza del vasetto, leghiamo i due capi.
facciamo un nodo e fissiamolo anche qui con un punto di colla e faccio passare la mia bella coroncina fino al bordo superiore, così, nella mia piantina, dove poi la fisserò al vasetto con un punto di colla a caldo. E quello che avremo sarà quindi questo: la ghirlandina messa in alto e il vasetto libero. Facciamo lo stesso con tutte le piantine che dobbiamo adibire a gnomo. Ok, vedete, questa l'ho fatta con dei bastoncini più freschi, più verdi. Questa l'ho fatta invece come quella di prima, però annodando così con dei nodi ciclici che sono un po' più difficili, mentre questo è il modello più facile, ho semplicemente annodato. È arrivato il momento di farli diventare gnomi. E allora, forbici, cuscino e tagliamo un pezzo. Ok, adesso dobbiamo tagliare due pezzettini di stoffa, uno così in forma un po' triangolare per fare la barbetta e uno invece tipo rettangolare, tipo senza prendere le misure, per fare appunto i capelli. Iniziamo proprio ad agganciare i capelli. Metto sul retro della colla a caldo, comincio con poca colla a caldo perché tanto per aggiungerne c'è sempre tempo e così evitiamo di bruciarci. E sul retro poi spuntiamo un po' la capigliatura in modo da distinguerla dalla barba, che invece sarà più lunga. Proprio facciamo un bel taglio di capelli al nostro amico gnomo. E adesso prendiamo invece il nostro triangolo della barba e appiccichiamolo sul davanti, quindi un bel po' di colla a caldo e appiccichiamo. E adesso prendiamo una pallina e posizioniamola al centro tra i baffotti, proprio qua. Voilà, la pallina di lato è bucata. Noi dobbiamo coprire questi buchini facendo andare i baffi sopra. E adesso tagliamo i baffi in maniera che loro abbiano un loro garbo. Oh, che carino! E voilà, il nostro gnomo vessicchio è bello e pronto per farci compagnia durante tutto l'inverno. Possiamo crearli con baffi più lunghi, baffi meno lunghi. Adesso vi faccio vedere come faccio gli altri e intanto, se questo vi piace, lasciatemi un pollice in su. Dietro ha i suoi capellini, è proprio un gnometto carino. Ehi, io vi curo tutte le piante! Troppo, troppo bellino. Adesso facciamo quest'altro, vediamo. E tre, questi staranno con me sulla mia scrivania per tutto l'inverno, poi li trapianterò le piantine in qualcosa di più ampio. Non sono troppo belli questi vasetti decorativi a mo' di gnomo? Questi ci accompagnano dall'autunno fin per tutto l'inverno. Che ne pensate dei compagni di avventura per l'autunno che si sta affacciando, con un po' di magia, un po' di follia e, perché no, un bel po' di fortuna? Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Pollice in su per i nostri gnomi! Ciao!
chi preferite, Mirto, Barbaro o Rabarbaro, oppure volete dare voi un altro nome. Io ho dato questi nomi perché in questo periodo non si parla d'altro di queste due belle signore, Barbara e Mirta. Allora l'ho dedicato a quest'autunno, nato all'insegna di questo gossip, i miei nomi, Mirto, Barbaro e Rabarbaro. Allora questo è Mirto, questo qua mi piace così, questo è Barbaro, un po' bianco, mi piace anche molto, e questo è Rabarbaro, un po' più burbero. Non sono carinissimi, insomma, sono un po' l'idea dell'ognomo che accompagna i nostri angoli verdi. Io ne metterò qualcuno lì tra le piante, qualcuno qua, uno sulla scrivania, insomma, li disseminerò per casa, un po' come porta fortuna, un po' come strappa sorriso. In tutto ciò vi ricordo che a breve ricominciano i corsi di Arte per Te, ricomincia il corso di disegno e il corso di tecniche pittoriche, e soprattutto prendono avvio i corsi di acquerello, pittura d'olio, interpretazione critica dell'arte e iconografia. Se volete iscrivervi, scrivetemi in privato per avere tutte le informazioni, e guardate il video che vi lascio qui giù in info box, e alla fine del video basta cliccare sulla finestrella che vi si aprirà per accedere a tutte le informazioni per le iscrizioni ai nuovi corsi. Vi aspetto numerosi, propositivi, con voglia di fare e di ritirare fuori quel sogno che avete depositato in fondo al vostro cassetto e esplodere nella vostra creatività in questo anno, accompagnati da ombrettina vostra. Bene, non mi rimane che salutarvi, vado a dar da bere ai miei gnomi. Mi raccomando, lasciatemi scritto come volete che li chiami. Ciao a tutti e lasciate un pollice in su ad Ombretta. Ciao.